Thomas Pirani. Ciao Thomas. Ciao Thomas. Come stai? La sigla ha aggravato la distanza nel tempo, la sigla. Eh sì. Beh, ma dai, ce l'abbiamo fatta nel... eri testimone tu, eravate tu e Sara che parlavate a cercare di esportare, spostare da un computer all'altro. Per chi non ti conoscesse, se ci fai una piccola descrizione di chi sei, cosa fai, poi io ti dico un ricordo che ho di te, dei tempi delle scuole, che penso sia sbagliato, però io me lo ricordo così. Falsi ricordi. Allora, è bella. Iniziamo subito con la soggettività. Esatto. E, ognuno si ricorda ciò che vuole, ciò che meglio immagazzina, ciò che gli interessa. E, chi sono? Mi occupo di zoantropologia. Io nasco, molti mi vedono nella veste del trainer del cinofilo. In verità io nasco nella didattica zoantropologica e quindi scuole e pet therapy. Ed è lì che mi sono affascinato della relazione che si ha, dello scambio che si ha col mondo animale. Il fascino grande dell'avere un cane è come il cane ti mette sotto scacco, no? Come ti fa crescere, ti spiattella dolcemente e spietatamente in faccia chi sei, cosa puoi fare, cosa non ti riuscirà mai. E questo è un grandissimo fascino per me che poi si è andato avanti, stando sempre fortunatamente vicino a quello che è Roberto Marchesini, nei suoi studi, nelle sue ricerche, e collaboro dal punto di vista della ricerca sulle motivazioni del cane. E quindi ciò che è il desiderio che poi porta all'agire, al fare, e anche al trovare piacere, al trovare soddisfazione. Collego questo con la passione per l'escursione, la montagna, il popolo, il territorio, le tradizioni, e quindi porto le persone a relazionarsi col cane e con il mondo, quello più slow, quello più lento, quello più accogliente. Mi piace questo. Tu pensa che non è solamente il vivere con il cane, ma io proprio mi occupo del vivere anche grazie al cane. I cammini non sono fatti perché uno prende sul suo cane e lo accompagna con lui nei posti dove vuole andare e può andare. I cammini sono fatti con i cani che in libertà ci mostrano cosa vuol dire, cosa significa una relazione sociale, come si costruisce, come si affrontano i conflitti e come si risolvono, e questo dove porta. Quindi in verità le persone pensano di accompagnare, poverine, nel senso delle volte l'impegno è tosto, delle persone che arrivano, pensano di poter portare il loro cane a fare una passeggiata e invece il loro cane gli insegna come le dinamiche di gruppo crescono, evolvono e quanto preziose siano. Loro sono veramente bravi nella socialità, noi dobbiamo imparare un filino. L'immagine del due zampe, animale uomo in salita, che fatica affiancato dall'animale cane a quattro zampe, che con pietà lo guarda e dice ma ce la fai, è abbastanza, come dire, esauriente come messaggio. Diciamo che loro sono in un campo espressivo fatto di spazi, di orientamenti fatti di odori, di tutto ciò che per loro è un'opportunità, e questo agio ti permette di essere un pochino più spavaldo. Ugualmente bisogna sapere che cosa succede, ma fidarsi del cane nei momenti sociali e in mezzo alla natura ti viene molto più facile. Nel certo. Quotidiano fatichi, perché comunque la traduzione non è facile, va accompagnato, bisogna accompagnarlo. Certo. Allora, avevamo in sospeso il cosa mi ricordo io di te. Oh, dai. Era una lezione appunto SIWA, quindi a scuola, educatori. Forse educatori. E,
avevi tu una lezione quel giorno. Sei arrivato, io ero in ultimo banco, ma non perché ero il campione di tutti. Era un po' una disposizione appunto fatta apposta per chiaramente agevolare anche i cani. E la Spring era in un periodo in cui a cui non piacevano le persone. E tu sei arrivato, questo è quello che mi ricordo io, sei arrivato con un cappello a cilindro. Hai un cappello a cilindro? Può essere, 10 anni sono passati, non scherzavo. Però potrebbe essere. Potrebbe assolutamente essere. Assolutamente. Ecco, allora mi ricordo bene, può essere. Adoro i travestimenti tutti. Ecco, avevi questo cappello al cilindro e quindi la Spring ha iniziato a abbaiare, eccetera, eccetera, tu ti sei abbassato, l'hai messo lì il cappello, ti sei allontanato, poi ti sei fatto avvicinare e si è risolto tutto. Comunque io ho questa immagine del cappello a cilindro, che poi magari può essere un basco. Non riuscirei più a calzarlo, Tom. Ti dico anche di più, adesso sembra che facciamo un discorso, all'inizio ci siamo confrontati un attimo e noi non vogliamo minimamente fare... gli esperti, quelli che sanno delle cose, perché non è vero, nel senso che anch'io sono molto pragmatico, io vivo le persone e ogni volta che incontro un cliente e accompagno qualcuno in passeggiata imparo una marea di cose che non avevo la minima idea potessero esistere, ma minima, cioè proprio dei mondi. Quello che voglio dire è che delle volte nel vivere con un cane la forza di sopportare tante piccole cose, le pipì in casa, il fatto di avere degli orari bizzarri, il fatto di dover spendere in maniera particolare dei soldi, non lo compensi con l'avere un cane, lo compensi se riesci ad arrivare, cioè lo capisci, lo apprezzi, se riesci ad arrivare a qual è stato lo scambio, ok? Cioè cosa ti ha insegnato? Ecco, io prima ti ho detto, a me piace interagire col pubblico e a me piace molto chiedere alle persone che a un certo punto si aprono e non so se è troppo presto, però è bello parlare con le persone e chiedergli, ma a te cosa ti ha insegnato il tuo cane? Perché partiamo così, perché a me ha insegnato, mi ha salvato tante di quella volta relazione con i cani che mi hanno proprio fatto crescere, ma come le relazioni con le persone, per carità, non voglio dire qualcosa che non mi appartiene, però nello scambio di relazione esistono delle cose che impari assolutamente se sei in relazione, se no non le ascolti e parliamo d'altro. Se volete posso sbloccare io Ru, il faccia di bronzo di prima, che è un bel ok, che è capace di far lanciare una pallina a chiunque. Delle volte io arrivo al bar, lui è già lì prima di me molte volte, anche questo sarebbe un discorso carino da fare, e magari c'è quella signora fuori dal bar che dice oh, ma di chi è questo cane? Io faccio platealmente finta di niente, non lo so, perché confido nelle capacità di Ru. Beh, io vado dentro, piglio il caffè, faccio le mie due chiacchiere, perché poi mi piace molto chiacchierare, e quando esco la signora tira qualcosa a Ru, ok? Gli sta lanciando un oggetto che Ru ha scelto a secondo dei suoi gusti, nella modalità di lancio dei suoi gusti, e quindi riesce a convincere chiunque all'arte della collaborazione, e a me l'ha insegnata. Io che vado molto dritto per la mia strada, che quando prendo una decisione vado avanti, lui tutti i giorni mi ha insegnato che cosa vuol dire stare in collaborazione, che vuol dire non tanto non andare avanti per la tua strada, ma comunicarla a quello che ti sta attorno, nei tuoi umori, nei tuoi pensieri, nelle gioie come negli scassi. E quindi lui era sempre diverso a seconda di come io entravo quel giorno nel risveglio, no? Da come partiva la mia giornata. E nel vedere continuamente questi suoi cambi, o potevo giudicarlo strano, o potevo verificare cosa stava avvenendo fra di noi. E in questa verifica l'ascolto di come stavo è venuta subito fuori.
nella differenza. Piccole azioni, no? Mi siedo nell'aula con te oppure vado a dormire fuori. E ti ascolto subito appena mi chiami, arrivo con gioia oppure ti guardo con sospetto e prima di arrivare verso te. Ok, in questo feedback ho iniziato a chiedermi perché e poi in seconda istanza ho imparato a dirgli come stavo per riuscire a smussare questo. Visto che sapevo che se arrivavo arrabbiato tu mi leggevi perché mi leggi. E ti mettevi in una condizione poi di difficoltà a scambiare, questo mi dispiaceva, allora ho imparato anche a dirgli Ru, sono arrabbiato, ok, sono arrabbiato. E questo arriva, come dire, smussava tutto, oltre a arrabbiarmi meno io, perché mi faceva bene questo outing, sì, è proprio un'abitudine a dover dire, e questo è un bellissimo insegnamento, me l'ha dato un border collie. Si chiama Ru. Vedi questi border, con Malcolm simil border e no, l'altra metà invece è psicopatia. Sì, esatto. Sì, esatto. Io non saprei risponderti molto velocemente, ma più che altro... Cani, posso fare tutta la traduzione. Ecco, perché al momento quello che mi verrebbe da dire è cosa non mi ha insegnato il cane, perché alla fine io con Spring... ho cambiato totalmente quello che era la mia vita, abbiamo iniziato il percorso educatori insieme e da lì abbiamo raggiunto quello, abbiamo fatto esperienze eccetera eccetera, ho iniziato a fotografare perché fotografavo lei e gli altri cani, ho iniziato a far video perché volevo far video con lei e tutte queste cose qua, e quindi è veramente un insieme di cose che ho fatto con lei che adesso dirti una cosa forse a vivere. Se non è troppo esagerato, a vivere la vita che mi piace più che altro, che non è poco, credo. No, sì, no. Guarda, no. Una serie, tanti pensieri, anche perché chi ama parlare del proprio cane e comunque condividere queste cose riesce a farti capire chi è anche, no? come persona. Io spesso quando sono ad un corso, in un cammino con le persone, cerco di lanciare questo messaggio di scambio. Io penso veramente che una persona che abbia voglia di relazionarsi con il proprio cane, gatto, ma ragazzi, i pappagalli sono fantastici, i corvi, cioè un furetto, naturalmente basta non metterlo dentro quelle cose lì, e imparare a scambiare, ti fanno veramente crescere. Ti fanno veramente crescere, tanto che io posso paragonare un buon proprietario di cane, e il buono in questo caso è semplicemente legato al fatto che abbia curiosità del vivere il cane e voglia di relazionarsi, come non importa, la voglia è più che sufficiente. Come, non so, non so se voi avete degli amici che hanno fatto un percorso di adozione di un figlio, di un ragazzo, e cioè sono quei percorsi che ti mettono talmente davanti chi sei, cosa puoi fare, i tuoi limiti, le tue opportunità, che cambi, diventi una persona migliore. Quindi è veramente bello, cioè io sto così perché sogno, non c'è niente da fare. Io quando ho perso Pebeta, che era il cane che probabilmente 10 anni fa c'era, con cui che mi ha accompagnato nelle prime fasi, che mi ha appassionato al vivere, con cui ho fatto le prime studi di pet therapy, quando ho perso Bebeta mi sono reso conto che ho perso la terra sotto i piedi. Quell'anno sono successe una miriade di cose strane nella mia vita, ero molto più, mi è venuta a meno la terra sotto i piedi, ho iniziato a ripercorrere il perché. Il fatto è che avevo deciso negli ultimi 14 anni quasi tutto in sua presenza, cioè con il dialogo. Chiaro, non quello dove prendiamo una casa, cosa facciamo, ma veramente l'ho fatto, cioè la casa dove andavo a abitare, il tipo di famiglia, il tipo di vita, il tipo di amicizie, perché lo sappiamo che cambiano le amicizie quando vivi con un animale, il tipo di, sì. No? Lo stile che tu hai, cioè hai basato tutto su qualcosa che adesso non c'è più, quindi anche tutto il lutto sul cane è un mondo estremamente importante da analizzare, per crescere, per crescere.
Sono interessanti questi animaletti qua, ci affiancano da un sacco di tempo. Basta dialogarci per avere tutto ciò, è facilissimo. Basta essere curiosi, non devi pagare niente. Bisogna anche, penso si debba anche essere un attimino pronti a vedersi per quello che si è veramente, no? Non solo in base magari alle aspettative degli altri, alle proprie aspettative. Cioè un cane ti mette davanti a quello che sei. E non è sempre piacevole, eh? Senso... No, spietati, cioè... spietati, basta. Sì, cioè... Ma anche un bambino è così, io adesso voi siete giovani, non so se io ho due figli, amo molto i bambini, mi occupo di adolescenza, di bambini in età evolutiva, quindi nelle scuole, io ai miei figli posso insegnare quello che so fare, quelle volte che ho provato a insegnargli a stare composti a tavola, dai, sei stato ridicolo, posso sgridare, posso usare le parole forbite, posso darmi un metodo, ma loro ti guardano e capiscono perfettamente che non sei capace di trasmettere quella cosa lì. Quindi ti spogliano, i bambini ti fanno, avere un figlio è bellissimo perché ti rileggi di nuovo in quello che realmente sei, non gliela racconti, e il cane e il gatto e molti animali che si relazionano, e ripeto, le cornacchie non sono da meno, ti danno questa cosa bellissima. Vorrei anche dirvi a voi che fate adesso queste bellissime affermazioni, che noi avevamo pensato di parlare di tutt'altro. Esatto. Noi volevamo, posso dire, visto, certo, vai tranquillo. Noi avevamo detto, sarebbe bello, visto che ti occupi, io ho detto, la soggettività mi piace, ma qui ce n'è, ecco, è stracolmo questo discorso di soggettività, per carità, non siamo andati veramente fuori tema. Però volevamo parlare di altro, cioè di dire, ma se tu vivi con questo cane, il valore della passeggiata, il valore del rientrare, il valore del mettersi, come la vede il tuo cane? Perché è chiaro che se tu fai una cosa con un esploratore, se tu entri con la borsa delle spese con un esploratore, lui ha degli interessi diversi da se entri con la borsa delle spese da un guardiano. Cioè il guardiano va subito a vedere fuori che ti sta seguendo o non ti sta seguendo, il setter, l'esploratore vuole assolutamente capire cos'hai nella borsa, il ladro ti darebbe una mano a trasportarla verso la stanza, e eventualmente il molosso non gli frega niente delle borse, dice, ma come stai, cosa ti è capitato, fatti vedere, dimmelo. Noi volevamo trascendere in questo discorso qui, ma non l'abbiamo manco toccato. Sì, esatto, infatti vedi che c'ho il banner pronto, era già pronto qua sotto il banner, ma è rimasto così. Adesso banner... che abbiamo scoperto sti banner, Tiziano si diverte. Esatto. L'ho visto anche prima che hai messo, hai visto, come scrivi un SMS. Pazzesco. Wow. Tu ricordavi Tis del cappello, ed è sacrosanto, ma non ti ricordavi la pericolosità di mandarmi a braccio. Io volete andare? Volete un argomento? Andiamo a braccio? Ma non ci piace andare a braccio, su tutti i fatti vostri. Ma guarda, per me va benissimo, al pubblico anche, perché vedo che rispondono tutti quanti, quindi va bene. Mal che vada, faremo un altro episodio con quello che avevamo pensato. Lancio un'altra domanda, perché magari qualcuno la scrivo nel banner. Se le vogliamo leggere, per me va bene. Sto un attimino, taccio un attimo, ne facciamo un insieme di 3 o 4, così le commentiamo, così mi piace, se possiamo commentarle. Certo. Ma l'altra cosa molto bella, parlando di soggettività, di affinità, ma anche di... Da una parte qui abbiamo visto uno specchio che ci fa capire l'altro, e ci fa capire attraverso l'altro delle cose che noi non abbiamo, ma c'è anche uno specchio bello di cose che noi abbiamo, e la domanda è, ma tu che cane sei? Mi è venuta in mente l'hashtag di Luca di Disagio Cinofilo, l'effetto su Instagram, che cane sei? Che cane sei? Sono venuto fuori un dogo. No. Volevo essere un border, è venuto fuori un dogo. Ah, perché hai fatto un test? No, ma che cane sei? Sei un cane che senti, cioè sei un cane esplorativo, sei un cane che ti protegge, sei un cane che lavora sulla flessibilità, che rende tutto ciò che ama la novità, ama riadattarsi, rimettersi in gioco, è un perlustrativo in termini motivazionali. Come si diverte, Tizio, ti vedo proprio soddisfatto. L'ho scoperto oggi, cavoli, dai, fammi giocare un po' con i ban. Questo giochino qui è bello. Stavo dicendo,
chi si occupa di adozione di un cane, cioè in un canile, piuttosto che le staffette, piuttosto che tutte le realtà, l'allevamento, sarebbe bello potesse avere questa idea di principio di adozione. Cioè, in un momento della tua vita dove sei curioso, perché esistono momenti in cui tu sei curioso e quindi prendi un cane per smuoverti, altri no, allora un cane diverso da te che ti dà degli scacchi lo prendi con grande euforia, ma ci sono dei momenti che tu hai bisogno di riconoscerti e di tenerti su in quello che sei, allora un cane che ti rispecchia, che ha le tue idee, no? La socialità di un certo tipo o l'isolamento di un certo tipo, perché parliamo di animali sociali che sanno benissimo stare anche per conto proprio, cioè gestirsi i propri spazi, le proprie indipendenze, le proprie autonomie, e quindi riuscire a masticare questo dialogo di che cosa ha bisogno la persona e nello specchiarsi a quel cane che tipo di relazione porta, è una leva di adozione che è spettacolare. Cioè il problema della pipì in casa, il problema dell'abbaio di notte passi in secondo piano quando hai dall'altra parte una relazione, o quando hai dall'altra parte chi si può relazionare con te e darti delle info e farti crescere. Capite che non c'è più il costo, non lo porti indietro. Anche se ti fa la pipì in casa, chiami uno che ti aiuta, oppure semplicemente togli ogni tipo di tappeto e convivi con quella cosa lì, come molti fanno, non è che, e non sono degli sporcaccioni per forza, hanno semplicemente trovato come affrontare quel costo, hanno un guadagno ugualmente. Parlo di soldi, ma parliamo di valori, certo, certo. E salutiamo tutti, grazie mille a tutti di essere stati fin ciao, qua, ciao, ci vediamo domani, ora. Grazie della pazienza, grazie Thomas, grazie della pazienza.